primo saluto a Rita Levi Montalcini, migliaia a Torino per i funerali, l'affetto della sua città, la commozione di parenti e amici. A Torino l'ultimo saluto alla senatrice e premio Nobel Rita Levi Montalcini. In migliaia hanno partecipato ai funerali, l'affetto e la commozione della sua città. L'inviato Enrico Castelli. La gente ha iniziato ad arrivare al cimitero monumentale di Torino nelle prime ore del pomeriggio, persone semplici che si sono pazientemente messe in coda per poter lasciare un proprio ricordo. Parlava ai giovani con un linguaggio immediato. Una bellissima persona che ha dato molto all'Italia e al mondo. Mi ha colpito di più la sua semplicità, la sua maniera di esistere e poi di farsi piccola. Una persona che ha dedicato tutta la sua vita non soltanto alla ricerca, ma anche al sociale e all'impegno civile. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del carro funebre, poi una breve cerimonia laica, la presenza delle autorità, i ricordi dei responsabili della comunità ebraica che hanno sottolineato la figura esemplare del premio Nobel, costretta a lasciare Torino nel 1938 a causa delle leggi razziali. Quindi la lunga permanenza in America, dove mise a punto la sua scoperta, l'NGF è il fattore di crescita delle cellule nervose. Questo è il contributo più vero che lascia Rita Levi Montalcini, secondo la nipote Piera. La speranza di riuscire a raggiungere delle mete anche in mezzo a difficoltà, ma le mete alte si possono raggiungere lo stesso, con molto lavoro e molta volontà. Dopo la cremazione, Rita Levi Montalcini riposerà per sempre nella tomba di famiglia, accanto alla sorella gemella Paola, premio Nobel e senatore a vita, l'ha scritta sulla sua lapide.